In Tambundi, oggi pulled beef oxtail, una vera sfida per il grill master. Infatti BBQ University insegna che, passati a pieno voto a questa cottura, si può passare alle cotture pit master. Yo Imo, avete capito di cosa stiamo parlando? Coda di manzo affumicata. Essendo un muscolo in continuo movimento, la coda presenta grosse quantità di collagene, il quale rende le carni tenaci come una frusta. Per questo motivo si tende sempre a cuocerle in umido, escludendo altri tipi di cotture. Ma Zero Mix, davvero carnico e grill master, accetta la sfida, quindi BBQ sia. La renderemo talmente morbida e profumata da rendere questo tipo di carne sfilacciata e quindi succolenta. Accettiamo la sfida, Anin Aviodi, seguitemi. Master Touch 57, il kettle, un dispositivo che lo possiamo definire il transformer dei barbecue. Andiamo a vedere. Quindi andremo a settarlo per 110 gradi. Andiamo a accendere i nostri accenditori. Un piccolo cesto basta. 10-11 bricchette, si può usare sia carbone che appunto bricchette. Non andiamo altro che metterle in accensione, a questo punto un po' di fumo e aspettiamo che le braci siano pronte, 20-25 minuti. Quindi siamo pronti, settaggio le nostre braci belle con lo strato di cenere sopra, quindi andiamo a fare il settaggio 110 gradi. Andiamo a metterle tranquillamente nel nostro contenitore. Poniamo la griglia di cottura. Lasciamo aperto lo spazio per la affumicatura, che andremo a fare con legno di melo, hickory o ciliegio. A questo punto non facciamo altro che andare a chiudere leggermente la presa di scarico e anche quella di carico, se vi ricordate, settarla in maniera leggermente chiusa. A questo punto andiamo a controllare la temperatura. 10-15 minuti di tempo ci vorranno. Nel frattempo che le braci si preparano, avremo tagliato i nostri, appunto, la nostra coda di manzo in pezzettoni oppure in pezzi tagli classici. Anche perché andremo a farla sia in modo barbecue, da ottenere degli sfilacciati di carne saporiti, che anche in umido, e dopo vedremo come. Non andiamo altro che fare che irrorare la nostra carne con della Worcester Sauce oppure dell'olio Evo. Li abbiamo fatti in due modi differenti. Invece come rub usiamo lo Spock, sale, pepe, cipolla, aglio, appunto salt, pepper, olio, garlic, in maniera del tutto, vedete, grossolana. Poi andiamo a prendere i nostri pezzi di carne e in modo da avere tutto assieme, il rub tutto unito bene, non serve tantissimo. A questo punto siamo pronti per andare in cottura. Ecco, ci siamo, settato il dispositivo a 110 gradi, inseriamo anche la nostra sondina che porteremo intorno ai 70 gradi. Andiamo a disporre i nostri pezzi di carne. In questa fase cosa dovremmo ottenere? Dovremmo ottenere quella bella crosticina profumata, una reazione praticamente di Maillard. Ora andiamo col primo legno di affumicatura, chiudiamo il coperchio e siamo pronti per partire con la nostra affumicatura. Ricapitoliamo. Officina del Panino BBQ for All. Coda di manzo affumicata, pulled beef oxtail. Andremo a fargli una leggera trimatura, unirroriamo leggermente con Worcester Sauce olio Evo e lo cospargiamo di rub, spock, sale, pepe, aglio e cipolla. Primo obiettivo: ottenere una cottura barbecue, 110 gradi. Secondo, la reazione di Maillard. Gli dobbiamo dare quell'impronta a BBQ. Per ottenerla, in questo caso, a differenza di come siamo abituati nel grill,
quindi temperature superiori ai 160 gradi, assenza di umidità e zuccheri riducenti, andremo con calore secco per tempi prolungati. Terzo, rendiamo succosa la nostra carne, quindi Texas Crunch, involucro di alluminio con un po' di liquido dentro. Quarto, la chiave del successo è lo scioglimento del collagene, quindi low and slow, bassa temperatura, per 4-5 ore. Andremo a degradare il tenace tessuto connettivo, senza però disperdere i preziosi succhi contenenti nella coda, appunto oxtail. Quinto, il classico sentore di grill, presente ma non invadente. Vedete? Fumo leggero. Andremo a tenerlo con dei chunks di melo, icori e ciliegio, fino ai 55 gradi. Nella prima fase di cottura, a bassa temperatura, ci sarà un rilassamento delle fibre, che permetterà al fumo di penetrare 20, 30, 40 minuti. Comunque, dopo i 55 gradi, sappiamo che le proteine inizieranno la fase di coagulazione e le fibre si inizieranno a contrarsi, espellendo i succhi e quindi non entra più null'altro. Intanto che le nostre code stanno arrivando a temperatura, al bark formato, andiamo a prendere una cocotte, ci mettiamo 3 tazze di brodo di manzo, una bella tazza di vino nero, poi ci andiamo a prendere le nostre cipolle tagliate, delle carote, del sedano, dell'aglio, un po' di spicchi di aglio. Ecco qua. Poi andiamo a metterci un po' di Worcester Sauce. Ok. Direi anche un po' di olio. Un po' di aceto balsamico. Un po' di pasta di pomodoro, concentrato di pomodoro. Io ci aggiungo un po' di piccantezza, anche se ce l'abbiamo data con la Worcester Sauce, e un po' di salsa barbecue. Ecco qua. Perfetto. A questo punto sale cosce. Gli andiamo ad aggiungere un po' di anice stellato e un mix di pepe. Ecco. Allora, a questo punto andiamo a preparare la base per andare a cuocere le pezzi di coda che abbiamo tagliato a pezzi in umido. Quindi chiaramente poi andremo dentro nel ketter. Ecco qua. Chiudiamo il coperchio e lasciamo andare tutto. Allora, andiamo a vedere un momento la formazione del bark. Come vedete è bello formato, siamo già quasi a 70 gradi, quindi la nostra coda di manzo è saporitissima. Chiaramente abbiamo un po' di polentina che andiamo a fare poi qualcosa stasera. Adesso ci prepariamo per andare in Texas Crunch. Bene, 70 gradi li abbiamo raggiunti, ora andiamo in Texas Crunch oppure in umido dentro nel kettle. Quindi prendiamo i nostri pezzi di coda di manzo, per comodità li mettiamo così. Ecco fatto. Tanto. E con un po' l'aggiunta di un po' di aceto di mele, non tantissimo, a questo punto dobbiamo sigillare bene bene la camera.
possiamo unire i fogli di alluminio con, vedete, una legatura al centro. Qua dove c'è il sondino facciamo bene girare intorno. Questa fase è importantissima perché deve essere veramente tutto sigillato al massimo. Non abbiate paura a fare 2-3 giri di alluminio, perché la nostra buona riuscita del pullaggio dipende da questa fase. Chiaramente, come avevamo detto stamattina, dobbiamo raggiungere i 98 gradi, anche 99 in questo caso. Cioè, praticamente dobbiamo arrivare al pullaggio del tessuto connettivo. Ecco qua. Anche dove c'è appunto il nostro sondino che ci darà riferimento. Al mercato si trovano anche fogli di alluminio molto belli, spessi. Anche in questo caso ne abbiamo uno abbastanza resistente, ma comunque il doppio strato è molto importante. Ora, per comodità, questo andremo a settare il nostro forno di casa a 150 gradi in modo da andare tranquillamente al pullaggio nel forno, anche perché l'altra versione la facciamo nell'umido nel kettle. Ora andiamo a prendere, abbiamo la nostra cocotte, come vedete abbiamo già il nostro insaporitore, diciamo, no? Poi puoi inquadrare e andiamo a prendere i nostri bei pezzi di coda e li andiamo a mettere dentro. Ecco qua, così. Allora, nel frattempo dobbiamo alzare la temperatura del nostro kettle. Quindi abbiamo preparato dell'altra brace, vedete che praticamente ormai l'altra si è spenta, quindi questa volta un posto quasi intero in modo da stare tranquillamente sui 150 gradi. Ho usato bricchette di quelle che vi avevo già. Ecco qua. Andiamo tranquillamente a mettere così. A questo punto ci prendiamo la nostra bella cocotte, la togliamo pure tranquillamente dal fuoco e andiamo a lasciarla col coperchio chiuso dentro le cocotte. Quindi abbiamo detto al pullaggio nel forno fino a 98 gradi, qua andremo praticamente nel liquido creato insaporito, idem al pullaggio, allo scioglimento, oppure sorpresa finale, lo vedremo poi più tardi. Ora ci manca questa fase qua, altre 3 orette buone, quindi mi raccomando, a dopo. Eccoci pronti, allora siamo arrivati sia in foil che qua dentro sicuramente a 98 gradi. Allora, andiamo a vedere intanto. Abbiamo la cocotte e vedete come è intenerito tutto. Chiaramente il nostro grado di intenerimento lo vediamo già dallo sfaldamento delle ossa, ma poi la carnina entra bene in tutto. Allora, non facciamo altro che andiamo a toglierla dal nostro dispositivo, perché ci servirà. Ecco fatto. E poi andiamo a mettere i nostri pezzi di carne un momentino in rest. In realtà non serve questo processo, però a me serve per mantenere la carne bella calda
E poi adesso andremo a fare qualche altra cosa. Ecco qua. Si sente già un profumino di quelli. Allora, vediamo bene qua. E vediamo i bei guantoni. E chiaramente questo ben di Dio che è rimasto sul fondo, a parte magari l'anice stellato, che andiamo a togliere, ecco qua, andiamo a recuperarlo. Quindi andiamo a prendere tutto quello che abbiamo, in modo che poi andremo a mixarlo per ottenere un bel sughetto che dopo andremo a vedere in servizio. Quindi non faremo altro che fare qualche danno. Ecco qua. Andiamo a recuperarcelo tutto, anche perché questo qua verrà fuori un bel sughettino di quelli eccezionali. Ecco, qua ci siamo. Adesso lo lasciamo un po' raffreddare e poi andremo col mixer a fare un bel concentrato. Allora, adesso andiamo a vedere invece il pullaggio. Andiamo a aprire il nostro poi. Voi non potete sentire l'odorino, il profumino che c'è, è pazzesco. Chiaramente questa preparazione ha un gusto manzoso all'ennesima potenza. Guardate come si sono ritirate bene le ossa e quanto tenero. Ora possiamo tranquillamente anche andare al pullaggio della nostra, vedete, fibre. E io dico, non posso resistere. È qualcosa di eccezionale. Andiamo proprio a sfibrare tutto quanto dentro nei propri sughetti. Praticamente ci rimarrà la coda bella pulita. Anzi, vi faccio vedere l'osso. Buona anche la piccantezza, vedete? Adesso praticamente pian piano abbiamo questo lavoro da fare. Bene, mentre io mi accingo a fare ciò, a sfilacciarlo per benino, no? Poi dopo andremo alle preparazioni. Quindi ancora un momentino di tempo e saremo pronti per andare a degustare le nostre preparazioni. A dopo. Eccoci qua, siamo arrivati alla fine delle nostre preparazioni. Quindi abbiamo pullato, abbiamo finito il rest, abbiamo praticamente emulsionato la nostra salsina, che è qualcosa di eccezionale, e vediamo di come possiamo andarlo a servire. Allora, il classico paninetto con la coleslaw alla Gero Mix, quindi se volete andarvi a vedere com'è basta andare nel sito di Cuforò, l'officina del panino. Ecco qua, ci andiamo a mettere la nostra coleslaw. È fantastica. L'ho sfilacciato. I nostri sfilaccetti. Ecco qua. Chiaramente qua ho fatto un paninetto di quelli piccoli. Sicuramente un paninetto di quelli grandi. E un po' di salsa barbecue. Per finire.
Ecco, quindi il nostro paninetto è bello che pronto. Quindi questa è la prima cosa. Altrimenti, siccome abbiamo fatto della polentina, ci andiamo a prendere la nostra polentina, andiamo a mettere, metti così, andiamo a prendere la nostra bella coda che è rimasta così e ci prendiamo un po' di sfilacci di carne e ce la mettiamo così. E la nostra ammucchina chiaramente vicina. Altra preparazione, un po' di riso in bianco, ecco qua. Andiamo a prendere la nostra bella codina. E poi la nostra salsina, bella, saporita. E adesso esagerata. No, non mi dimenticare sulla carta. Che andrà a fare da condimento. Poi possiamo metterci magari sopra un po' di qualche sapore, un po' di erba cipollina, qualche cosa di fresco. E voilà, le tre preparazioni. Ora possiamo solo andare che assaggiare la nostra bella cotina di manzo. Mattia! Con la salsina è qualcosa di spettacolare. Però io ho troppa paura per farlo. È anche così pura, è di un sapore manzoso e di una morbidezza strabiliante. Beh, il paninetto, chiaramente il panino con la cosa svolta. Non ci resta che versarsi un bel bicchiere di vino e augurare a tutti buon appetito. Mandi dall'officina del panino, BBQ for all, coda di manzo affumicata.